Oculaggia. Offensivo bravissimo Delfino, che poi apre il contropiede. Vujanić, Basile. Grande azione della skipper, nata da un pallone rubato da Delfino, andato ad aiutare e a raddoppiare. E questo è un po' il sistema su cui la skipper ha costruito i suoi successi quest'anno. 9-3 per la skipper. Prende il fallo in penetrazione Pittis. Entrano Jackson e Bulleri. Toglie Edney Messina e questo è un segnale importante. Jackson sicuramente non ha il talento e il potenziale offensivo di Edney, però fisicamente può reggere meglio l'impatto con gli avversari. In campo quindi Jackson col 13 e Bulleri col numero 9, è uscito anche Evans. 5 minuti e 30 da giocare nel primo quarto. Realizza il secondo Pittis, che ci tiene particolarmente a chiudere la sua carriera cancellando anche questa piccolissima macchia dei tiri liberi. L'anno scorso veniva preso come giocatore sul quale commettere sempre fallo volontariamente, confidando proprio nella sua imprecisione ai tiri liberi. Intanto Mujezinović, primo pallone giocato e primi due punti. Questa è una buona palla però di Pittis per il taglio di Jackson. 11-7 per la skipper. Porta palla Delfino, anzi Basile, marcato da Jackson. Il blocco di Mujezinović sarà il primo dei tanti che compie in ogni partita. Delfino va dentro e prende il fallo. Vediamo la decisione arbitrale. Fallo di Marco Nato, primo fallo. In lunetta Carlos Delfino. Sbaglia il primo tiro libero Delfino, che in questo campionato realizza 9,7 punti a partita in 25,5 minuti di gioco. 0-2 per Delfino. Si fa tradire dal rimbalzo Marco Nato, ma sbaglia ancora Delfino, c'è ancora il rimbalzo della skipper, sbaglia Smodis, ma ancora Delfino recupera il pallone, poi però la palla rubata da Pittis a Vujanić, che Pittis dimostra di essere, nonostante sia alla vigilia dal suo ritiro dal parquet, ancora motivatissimo. La skipper ha sbagliato alcuni rigori in attacco, prima Delfino con i due tiri liberi e poi anche dopo aver conquistato il rimbalzo, un Delfino che in attacco è tornato a cadere in un'involuzione che sembrava aver sbloccato. Realizza Pittis, 4-5 nei tiri liberi. Cinque su sei. Pittis è un grande campione. Più due skipper. Porta palla Delfino. Basile, il fallo di Pittis. Pittis forza e coscientemente rischia. Prima gli è andata bene ed è nato il contropiede della Benetton. Pittis vuole trasmettere da capitano alla sua squadra il segnale che per vincere questa partita Treviso dovrà combattere all'arma bianca. Vujanić, Mujezinović, il blocco e il fallo fischiato a Bulleri. La rimessa è per la skipper, 4 falli di squadra anche per la Benetton.
Basile Mujezinović. Va Vujenic, gran palla di Miloš che in uno contro uno batte tutta la difesa di Treviso e poi scarica l'assist a Smodis. 13-9 per la Skipper. Skipper a, vediamo, la difesa è a uomo, è a uomo. Bulleri, tiraccio, rimbalzo di Smodis. 3 minuti e 30 da giocare nel primo quarto. Vujanic per Mujezinović che va a sbagliare. Pittis che sembra per ora il più determinato e sereno della sua squadra. Jackson attacca Vujanic, va in penetrazione, scarica per la tripla di Bulleri che porta la Benetton a meno uno. 2 minuti e 58 da giocare nel primo quarto. Basile Mujezinović, Delfino sull'arco di 6.25, Smodis contro Nicola che quindi evidentemente era dato assente per pretattica. La palla recuperata ancora da Pittis che vede il rimorchio di Jackson che sbaglia però clamorosamente e la Skipper può ripartire. È una Skipper che non ha paura dei contatti fisici, sa che nei playoff la intensità fisica è determinante. Stoppato Basile, Marconato voleva la rimessa perché secondo lui la palla era carambolata addosso a Basile, ma gli arbitri non sono di questo parere. Vujanic attacca Pittis, va fino in fondo, sbaglia. Nicola per Bulleri. Bulleri perde palla in penetrazione. Basile, lancio lungo per Delfino. Cambia lato per Smodis, il tiro da tre e la tripla di Smodis. 15-12 per la Fortitudo che nel tiro da tre punti conferma di avere un'arma veramente tremenda. Prima nei playoff nel tiro da tre punti con quasi il 45%. Bologna ruba palla a Pittis, Basile e poi lancia il contropiede per Vujanic che sbaglia clamorosamente su un passaggio al bacio di Basile e c'è però Pittis che perde a sua volta palla e l'apertura a tutto campo di Smodis per Vujanic. 18-12 per la Skipper che sta trovando anche buona transizione in velocità, buone soluzioni in contropiede e conferma di aver costruito quest'anno una difesa che è fatta di sacrificio e di lavoro di squadra. 18-12 per la Skipper, 1 minuto e 29 alla fine del primo quarto, la linea alla regia. Sapori e dintorni, Conad, la qualità lascia il segno. Palla per la Benetton che fin qui sta tirando malissimo, a 3 su 10 al tiro e soprattutto ha perso anche molti palloni, trovando sempre molta difficoltà contro una difesa fisica, come si deve fare in un playoff, della Fortitudo. 1 minuto e 20. Oculaggia, è tornato in campo Ivans, è uscito Pittis e Oculaggia ha preso il posto di Marconato, quindi quintetto adesso di grande perimetralità per la Benetton. C'è canestro buono e il fallo di Vujanic. 1 minuto e 8 secondi, va in lunetta l'ex pupillo di Dean Smith a North Carolina, Adelama Oculaggia che realizza e porta la Benetton a meno 3. A uomo Treviso, Bulleri prende Vujanic, Ivans Delfino, riceve Delfino che
si palleggia su un piede e c'è l'infrazione di metà campo. Delfino non è convinto. L'arbitraggio fino a questo momento ha già fatto arrabbiare un po' tutti. Oculaggia, Bulleri. Bulleri trova l'aiuto di Smodis. Oculaggia va al tiro dopo aver evitato l'anticipo di Mujezinovic. C'è il fallo di Delfino. Primo fallo di Delfino, ancora in lunetta Oculaggia, che da quando è arrivato alla Benetton realizza 13,7 punti a partita in quasi 30 minuti di gioco. In gara 1 però non è riuscito a trovare un impatto positivo e ha perso il duello con giocatori come Smodis e Mujezinovic, che se c'è da giocare di sciabola non si tirano indietro. 1 su 2 per Oculaggia. La Benetton a meno 2. Vujanic va in penetrazione, si ferma, cambia lato per Delfino, la palla a Basile. Basile va al tiro scoordinato, la palla non arriva al ferro, prova Bulleri a far correre Ivals, rientra bene la skipper Nicola, va in penetrazione, poi gioca sul lato opposto per Oculaggia. C'è il break di 6-0 per la Benetton, che va quindi in parità, e Repeja chiama il time out quando mancano 12 secondi e 26 centesimi alla fine del primo quarto, e quindi la skipper avrà il pallone per gestire l'ultimo attacco del primo quarto. Massimo Selleri per i tabellini. Da Benetton 2 Ivans, 5 Pittis, 2 Marconato, 3 Bulleri, 2 Jackson, 4 Oculaggia, per la Fortitudo 2 Basile, 5 Smodis, 2 Mujezinovic, 9 Vujanic. Grazie a Massimo Selleri, conduttore di Basketland al fianco di Marco Calamai su Rete 8. Tanti personaggi ad assistere a questa partita, anche alcuni ex legati alla Fortitudo come Matteo Bonicioli e Teo Alibegovic. Bulleri, Oculaggia, Ivans, Jackson, Nicola, e Ivans, Vujanic, Delfino, Basile, Mujezinovic e Smodi. Porta palla Vujanic, 8 secondi e mezzo quando supera metà campo. Il blocco alto di Mujezinovic, l'arresto e tiro di Vujanic, e c'è il fallo di Bulleri. Ancora una volta questa intesa sulla quale ancora le difese avversarie non riescono ad adeguarsi. Il blocco di Mujezinovic, Vujanic che finta di andare da una parte, poi va dall'altra e si arresta e tiro in quella che è la sua arma principale, sapersi costruire un tiro dal palleggio. Questo è l'uno contro uno, le armi offensive di Vujanic, che riporta in vantaggio la Fortitudo. 29 centesimi di secondo alla fine, 2 su 2 per Vujanic, 20-18 per la skipper. Ancora un tiro libero per Vujanic. Realizza più 3 Fortitudo, Bulleri non riesce nemmeno a tentare il tiro. 21-18, si chiude il primo quarto con il vantaggio meritato della squadra bolognese, che è stata sempre in vantaggio e ha subito solo un piccolo break negativo di 6-0 proprio in questo finale, ma ha gestito con grande freddezza e lucidità anche l'ultimo attacco, segno che la skipper è pronta mentalmente ad una serie durissima contro una squadra, la Benetton, che sappiamo tutti è squadra fortissima. Linea alla 21-18 per la skipper, che nei primi 10 minuti ha avuto 8 su 17 al tiro, con 6 su 14 da 2, 2 su 4 da 3, Treviso 4 su 9 da 2 e 1 su 3 da 3 punti. Treviso tira meglio solo nei liberi, 7 su 9 contro 2 su 5.
La palla è per la Benetton che è in campo con Jackson, Edney, Ivans, Okulaja e Marconato. Vujanic, Delfino, Basile, Smodis e Mujezinovic. Ivans che nel primo quarto non è riuscito a incidere come in gara 1. Okulaja, ecco Ivans, perde palla, bravo Delfino che poi spinge in attacco la skipper. Chiama lo schema pugno, Delfino. Serve Vujanic. Basile marcato da Edney, anche in questo caso il vantaggio fisico è tutto di Basile che ha il mismatch a suo favore. 4 secondi per il tiro, Mujezinovic penetra e scarica Smodis che viene stoppato. Poi la palla recuperata da Jackson che va a tutto campo e la Benetton è a meno 1. Schema corna chiamato da Vujanic. Vujanic marcato da Jackson. Basile va in penetrazione, scarica Mujezinovic e il fallo di Ivans. Vedete come subito Basile attacca Edney, vuole cercarlo di stancarlo, di fiaccarlo fisicamente perché Edney è il motore d'avviamento del potenziale offensivo della Benetton. Va in lunetta Mujezinovic che è stato sicuramente un inserimento azzeccato. Dal suo arrivo a Bologna realizza quasi 8 punti a partita in 19 minuti di gioco con 5 rimbalzi a partita, sono stati 10 in gara 1 dove la skipper è riuscita ad avere anche il controllo dei tabelloni. Realizza Mujezinovic, skipper di nuovo a più 2, ancora un tiro libero per l'ex Panathinaikos. Sbaglia, rimbalzo di Marconato. Edney lo marca Vujanic. Ancora la zona mista direi, con Vujanic a uomo su Edney, la stessa mossa di gara 1 riprovata da Repeja. La Benetton però questa volta muove bene la palla che arriva sotto canestro e c'è il fallo di Mujezinovic, secondo fallo per Mujezinovic. Ivans è libero, ci pensa un attimo e poi prende il tiro a sbaglio, rimbalzo di Edney, ma sia Ivans che Edney sembrano aver perso sicurezza contro la difesa della skipper. Questo è un segnale, questo è un segnale che la difesa della skipper lascia il segno, perché avete visto sia Edney che Ivans prendere con grandissima indecisione tiri che in altre situazioni effettuano con molta più naturalezza e sicurezza. Poi la skipper è bravissima a correre e ad andare in campo aperto grazie anche a lunghi che sanno esaltare questa caratteristica. Realizza Smodis, 23-20 per la skipper. Uno su due, l'unica nota negativa per la skipper, rimangono i tiri liberi. Più 3 Bologna. Jackson, linea di fondo, chiuso da un raddoppio, riapre per Edney in angolo. Edney in penetrazione, poi cambia lato per Ivans che fa circolare a Jackson. Ivans, il tiro da 3 punti, sbaglia. Un Ivans che in gara 1 sembrava essere una macchina da guerra telecomandata, finora ha sbagliato tutti i tiri tentati e la skipper va a più 5, 25-20. Vediamo che Ivans è comunque un giocatore giovane e quindi anche per lui i playoff possono presentare alti e bassi, ed ecco che Ivans trova il canestro che la Benetton aspettava da lui e porta Ivans Treviso a meno 2. Sono i suoi primi 3 punti, vediamo se si sblocca. Vujanic, Basile, il duello fra Smodis e Okulaja,
Smodis raddoppiato, interviene Jackson, recupera Smodis, poi stoppato da Marconato, ma Mujezinovic è un vero falco che si getta affamato di prede su ogni pallone. 27-23. Ivans, questo è un segno che Ivans questa sera non è sciolto, ci ha riprovato subito dopo essersi sbloccato, ha sbagliato e ha commesso fallo. Ivans sicuramente non è lo stesso di gara 1, non ha la stessa tranquillità interiore. La difesa della Fortitudo fa sentire il fiato sul collo anche a grandi giocatori come questi, perché al di là dell'avversario diretto è una difesa che funziona con 5 giocatori, 5. 27-23 per la Skipper, che avrà palla in mano, 6 minuti e 49 secondi all'intervallo, linea alla regia. Sapori e dintorni, Conad, la qualità lascia il segno. Edney, Bulleri, Marconato, Nicola e Giovannoni, ha tolto Jackson e Ivans, Ettore Messina, che vede la sua squadra non avere quell'intensità e quella spinta che l'hanno resa forte, e prova a scuotere la propria formazione dando possibilità anche alla panchina. Delfino finalmente sfrutta il suo fisico, attacca l'area e prende il fallo di Giovannoni. Due tiri liberi per Delfino, 6 minuti e 38. Delfino deve convincersi delle sue potenzialità fisiche e tecniche. Realizza Delfino. Messina, come sempre inflessibile, non ha perdonato a Ivans il tiro sbagliato e il successivo fallo di frustrazione. Torna a più 6 per la seconda volta la Fortitudo. Primi due punti realizzati da Delfino. 6 minuti e mezzo all'intervallo. La zona, è entrato Pozzecco nella Skipper, è entrato anche Mancinelli. Giovannoni dall'angolo sbaglia un buon tiro. Adesso gli allenatori danno fondo alla panchina, anche perché bisogna ragionare nell'ottica di un playoff che si gioca a tempi ravvicinatissimi. Pozzecco per Mujezinovic, prende il tiro da 3, non va, il rimbalzo di Edney e c'è il fallo di Pozzecco. Sei minuti e un secondo, comunque Pozzecco ha evitato che Edney azionasse il turbo per un'azione in velocità della Benetton. È una Benetton che comunque in questo momento della partita e della serie si sente in difficoltà, lo dimostra il fatto che Messina stia cercando alternative. Marconato tenta di riaprire sul lato opposto, ci arriva Delfino, rimessa per la Benetton con 12 secondi per andare al tiro. Giovannoni, anche Marconato in difficoltà in questa serie, la Skipper continua a giocare con la box and one. Nicola dentro a Marconato, c'è il fallo di Mancinelli che ovviamente a volte pecca di inesperienza, perché è stato un fallo netto e che per giunta non ha impedito a Marconato di realizzare. 29-25 per la Skipper, va in panchina Mancinelli e torna Mottola, va in panchina anche Mujezinovic e torna Basile. Quindi sarà Delfino a giocare insieme a Basile e Pozzecco nel reparto esterni della Skipper. Marconato porta la Benetton a meno 3, 5 minuti e 39 secondi da giocare nel primo quarto. Pozzecco, Pozzecco in palleggio, il blocco di Mottola, l'aiuto di Marconato, gran palla e schiacciata di Mottola sull'assist di Pozzecco,
sbaglia ancora Edney, che non riesce a trovare la misura, non riesce a trovare i suoi ritmi, è spaesato, isolato dalla difesa della skipper. Sbaglia Smodis, ma c'è il rimbalzo di Mottola che esce dall'area. 31-26, Pozzecco penetra e scarica Delfino, sbaglia Delfino, la skipper ha una marcia in più, ha una marcia in più la skipper finora, e recupera tutti i palloni sporchi e vaganti. È una squadra affamata di successo la skipper. 31-26 per Bologna, buona circolazione, Basile, la tripla. È una squadra che sta giocando veramente benissimo, con una concretezza e una convinzione inesorabili. Poi è ovvio che la Benetton è squadra di rango e può ancora recuperare, che la partita è lunghissima, ma noi dobbiamo fare cronaca, e fino a questo momento in campo c'è soprattutto la fortitudo. Lo dimostrano questi tiri che Edney prende forzando e senza invece pensare, come sua consuetudine, primo a far giocare la squadra. 34-26 per la skipper, 4 minuti all'intervallo, Pozzecco ubriaca Edney, poi la deviazione della difesa di Treviso. Delfino, remessa alta per Mottola, Pozzecco, arresto e tiro da 3 punti, non va, il rimbalzo è di Giovannoni. Edney, Bulleri, il blocco di Marconato e il fallo di Basile, secondo fallo, entra Vujanic ed esce Pozzecco, che è leggermente zoppicante di nuovo. Fuori Marconato e Bulleri, dentro Oculaggia e Pittis nella Benetton. Messina sta ruotando tantissimo i suoi uomini, ma la Benetton finora non ha avuto continuità. Sbaglia Pittis, ma poi recupera il rimbalzo, c'è il fallo su di lui. 3:35, fallo di c'è qualche fallo di Delfino, sì, secondo fallo. Il lunetta Pittis. 3:35 all'intervallo. Questa volta sbaglia Pittis il primo tiro libero. 5-7 per lui. Realizza il secondo, Benetton a meno 7, porta palla Vujanic, marcato da Jackson. La Benetton finora va avanti con la difesa a uomo. Basile, Smodis contro Oculaggia, cambia lato per Vujanic, la tripla non va, ma anche questo era un buon tiro, il rimbalzo di Delfino e c'è il fallo su di lui. E quando prendi buoni tiri poi puoi anche sorprendere ai rimbalzi la difesa avversaria. Entra in campo Ivans ed esce Giovannoni. 3:10 all'intervallo. Il lunetta Delfino. Carlos Delfino, seguito dal suo primo maestro in Italia, Tonino Zorzi, che lo ha allenato a Reggio Calabria. Due su due per Delfino. Skipper al massimo vantaggio, più 9, 36-27. Zona mista ancora per la skipper. Il tiro frontale di Nicola non va, il rimbalzo è di Mottola. Vujanic sul perimetro, serve Smodis anticipato da Oculaggia, ma recupera Vujanic. 10 secondi per l'attacco di Bologna,
per linee esterne Mottola, Basile, arresto e tiro, non va il tiro del capitano, il rimbalzo di Nicola Jackson. Vediamo la difesa zona della skipper, 2-3 zona 2-3 della skipper. Evans, Pittis, Oculaggia, Jackson è libero, rinuncia al tiro per andare in penetrazione, anche questo è un segno dell'insicurezza della Benetton. 4 secondi per il tiro, Nicola, Evans impappina e la Benetton perde palla per infrazione di 24 secondi. E vedete come la skipper stia mandando in tilt una squadra che a Bologna, quella di Treviso, nei primi 15 minuti in attacco sembrava un orologio svizzero. Repeja sul piano tattico sta finora dominando la serie. Sbaglia Smodis, ma c'è rimbalzo di Delfino che serve Mottola e realizza. La skipper va al più 11, è una skipper assolutamente più reattiva, assolutamente più determinata. 1 minuto e 43, Nicola, Oculaggia, Jackson prende il tiro da tre punti e lo realizza. 38 a 30, canestro importantissimo per la Benetton, perché la squadra di Treviso sembrava proprio essersi, ma guardate Smodis, guardate la freddezza di una fortitudo che non sbaglia un colpo che sia uno. Jackson sbaglia, 41 a 30 per la skipper, 1 minuto e 4 secondi alla fine. Fortitudo che sta in questo primo tempo tenendo in pugno la partita con un'autorevolezza che non ammette dubbi. Oculaggia va in penetrazione, c'è il fallo. Fallo fischiato a Delfino, terzo fallo. Repeja manda in campo Bellinelli. Repeja in questa semifinale playoff dimostra di essere veramente un allenatore completo e coraggioso. Non avevamo dubbi, lo aveva già dimostrato, ma avete visto come sul piano tattico finora in questa semifinale abbia sempre tenuto il pallino, come abbia buttato dentro anche i giovani che magari nell'ultimo periodo non hanno giocato. Oculaggia porta la Benetton a meno 10. Realizza Oculaggia, 41 a 32 per la skipper, prova ad allungare il pressing a tutto campo la Benetton, che finora ha subito la fortitudo sul piano tecnico e tattico, non ha mai cercato di cambiare qualcosa nel corso della partita. Questa volta c'è una buona difesa di Jackson e Vujanic commette sfondamento. Secondo fallo di Vujanic, 25 secondi e 43 centesimi. La Benetton può andare al limite, va in panchina Basile ed entra Prato. Jackson, la skipper è a zona. Jackson in palleggio, 12 secondi. Jackson, il blocco di Pittis, va in penetrazione, scarica per Nicola dall'angolo, il tiro di Nicola è sbagliato, poi la palla carambola fuori e la Benetton non approfitta di questo attacco per tentare di avvicinarsi alla skipper, che anzi avrà altri 5 secondi per cercare di incrementare il suo vantaggio prima dell'intervallo. Massimo Selleri per i tabellini. Per la Benetton 5 Evans, 6 Pittis, 5 Marconato, 3 Bulleri, 7 Jackson, 6 Oculaggia. Per la Fortitudo 4 Mottola, 5 Basile, 11 Smodis, 5 Mujezdinovic, 12 Vujanic, 4 Delfino. 5 secondi e 55 centesimi per la skipper, che ha giocato un primo tempo oculatissimo. Nel secondo quarto Treviso a 4 su 15
al tiro, una Treviso che proprio non riesce a trovare le sue percentuali di tiro, ma spesso questo anche proprio per la qualità, l'intensità della difesa della Skipper. È un po' quella che era stata la dote della Virtus messiniana. La Skipper gioca e difende con 5 giocatori, 5 Basile, Bellinelli, Smodis, Prato e Vujanic. Basile per Bellinelli, Basile va, arresto e tiro, e realizza Gianluca Basile, il solito killer instinct per il capitano della Fortitudo. 44-32, anche l'ultima fotografia del primo tempo è l'immagine di una Skipper tremendamente sicura di se stessa, che finora ha tenuto in scacco una Benetton inferiore da tutti i punti di vista, tecnico, fisico e tattico. Linea alla regia. Secondo tempo, gara 2 delle semifinali scudetto del campionato di basket Serie A Team. La Skipper in vantaggio nella serie in questa gara 2, che conduce 44-32. Bologna comincia con Basile, Vujanic, Bellinelli, Mottola e Smodis, Edney, Bulleri, Nicola, Pittis e Marconato. Edney va dentro in penetrazione, ma sbaglia la conclusione in sottomano. È un altro errore per il piccolo americano della Benetton, che non ha ancora segnato, ed è stato affiancato da un Evans irriconoscibile rispetto a gara 1. Vedremo se nel secondo tempo la Benetton riesce a cambiare marcia, a ritrovare il suo ritmo sotto la guida di un... Ma guardate come gioca la Fortitudo, anche Bellinelli va al tiro con la sicurezza di un veterano e punisce da 3 punti la Benetton. Bulleri risponde subito, 47-35 per la Skipper, che nel primo tempo ha dominato ai rimbalzi, ha difeso facendo ricorso anche questa sera alla zona mista e alla 2-3, non ha avuto percentuali straordinarie da 3 punti come l'altra sera, 5 su 13, ma appunto è stata più squadra, è stata più reattiva, ha preso più rimbalzi come in questa occasione e ha avuto anche la capacità di giocare in velocità, di fare contropiede appena la situazione gli permetteva di farlo. Una squadra lucidissima sul piano tattico, freschissima sul piano fisico e atletico. Fallo ora di Pittis, secondo fallo, 8 minuti e 42 secondi da giocare in questo terzo quarto. La Benetton rinuncia in avvio, pur dovendo rimontare 12 lunghezze, a Divans, il suo frombogliere di gara 1, segno che anche Messina non sente particolarmente in serata i suoi uomini di maggior riferimento. Edney si butta dentro, c'è il fallo di Smodis, questa è l'arma che la Benetton ora butterà in campo, o la va o la spacca, cercare di alzare il ritmo, cercare di fare quello che i propri campioni individualmente sanno fare. Primo fallo di Smodis in lunetta Edney. È il primo punto di Edney. Ricordiamo che Edney, Bulleri e Evans sono rientrati da poco dopo problemi fisici e probabilmente non hanno la condizione ottimale. Ricordiamo l'assenza di Garbaosa nella Benetton e di Guyton nella Fortitudo, ma finora la Fortitudo ha dimostrato di poter fare a meno anche del suo giocatore che era in una forma smagliante, probabilmente il più in forma. Basile va dentro, si gira, c'è il fallo su Basile, fischiato da Deste. Basile ha fatto ballare tutta la difesa. Basile attacca Edney, sfrutta le sue gambe e i suoi centimetri.
Basile sbaglia il primo tiro libero. 8 punti finora per Basile. Il miglior realizzatore è Vujanic con 12 e Smodis con 11. Realizza il secondo il capitano. 48-37 per Bologna. Bellinelli prende la marcatura di Edney. Veramente Repeja ha costruito una ragnatela difensiva contro la quale la Benetton si infrange. E ora c'è il fallo su Basile. Fallo di Edney, terzo fallo. Edney poi contro giocatori più alti, dalle braccia più lunghe di lui. E anche se un ragazzino come Bellinelli sembra veramente fare una fatica pazzesca a trovare le sue marce, i suoi cambi di ritmo. Repeja si sente sicuro e non ha paura di mettere un ragazzino come Bellinelli su Edney. Smodis passi questa volta. 48-37 per la Skipper. Edney, Bulleri, Nicola, non si intende con Pittis, la Benetton perde palla. Basile, Benetton che non prova nemmeno a cambiare tatticamente le cose, continua a difendere a uomo, c'è il fallo di Nicola. No, fallo di Smodis, secondo Cazzaro. Nicola e Smodis sono due giocatori molto caldi. Secondo fallo per Smodis. Edney. Bulleri batte Vujanic e va a chiudere in entrata. 48-39. La Benetton adesso giocherà così. All'arma bianca, la butterà sulla bagarre, sull'agonismo, in una partita dove finora dal punto di vista razionale non è riuscita mai a prendere il sopravvento, a imporre il suo gioco. C'è il fallo di Nicola. Primo fallo per Nicola. Benetton a meno 9. Smodis. Basile. Il blocco di Smodis. Mottola. Vujanic. Vujanic raddoppiato, il palleggio di Vujanic, l'aiuto di Nicola, Vujanic per Basile che poi riapre sul lato opposto a Mottola, sbaglia il tiro Mottola, ancora la Skipper che lotta a rimbalzo ma alla fine recupera Bulleri per Pittis che attacca Mottola e c'è il fallo di Mottola, terzo fallo per Mottola. La rimessa dal lato corto per Treviso. Entra Delfino ed esce Vujanic. Bulleri riesce ad andare al tiro nonostante il muro di Mottola. Basile linea di fondo, cambia il lato per Bellinelli, ancora Basile, Smodis, Basile sull'arco dei 6-25, passi di Basile.
adesso si alza in piedi il Palaverde per incitare alla rimonta Treviso. Nicola, finta il tiro, serve Pittis che ha un tiro aperto da tre punti, realizza Pittis che porta la Benetton a meno 6. La Benetton vinse uno scudetto con un tiro da tre punti in gara 5 di finale con la Fortitudo nel 97, speriamo non sia un segno avverso. Smodis, il tiro, e realizza con grande freddezza, 50-42 per la skipper che non trema davanti a nulla. Nicola Bulleri, il tiro da tre punti, realizza anche Bulleri, la Benetton a meno 5 con due triple consecutive che infiammano il Palaverde. 5 minuti alla fine del terzo quarto. Delfino, il fallo di Pittis. Terzo fallo per il capitano della Benetton. Vai lunetta Delfino perché la skipper può usufruire del fatto che la Benetton ha esaurito il bonus. Lunetta Delfino che realizza Carlos. Più 6 Fortitudo. Due su due per Delfino che finora ha realizzato solo su tiri liberi. Più 7 per la Fortitudo. Edney. Marconato riapre fuori a Bulleri. Il tiro da tre punti ancora a Bulleri. Tutto il suo coraggio di un giocatore che in questi due anni ha bruciato le tappe e ha conquistato la nazionale, porta la Benetton a meno 4, 4 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. Delfino per Bellinelli, Bellinelli per Smodis, il taglio di Basile, il passaggio filtrante di Mottola, grande palla di Mottola in un momento delicatissimo della partita. Basile porta la skipper a più 6, 4 minuti e 9 secondi. Bulleri questa volta va in penetrazione, il sottomano sbagliato, la Benetton è soprattutto e soltanto Bulleri in questo suo tentativo di rimonta. Delfino cambia lato per Basile, palleggio, poi scarico a Mottola. Delfino più 6 per la skipper, 3 minuti e 48 alla fine del terzo quarto. Basile la finta, gioca per Smodis, spalla canestro, Smodis si gira, sbaglia, il rimbalzo di Marconato, l'apertura è per Edney. Edney va fino in fondo, non è buono il suo canestro, c'è il fallo di Bellinelli. 3 minuti e 31. Esce Bulleri e torna Jackson nella Benetton. Time out chiesto da Repeja. 3 minuti e 31 alla fine del terzo quarto, la skipper ha più 6, ma la Benetton avrà due tiri liberi con Tyus Edney. Linea alla regia. Sapori e dintorni, Conad, la qualità lascia il segno. Basile, Bellinelli, Smodis, Delfino e Mottola, non ci sono i tiri liberi perché per la skipper è stato questo il quarto fallo di squadra. Messina ha tolto Bulleri che era stato l'anima della rimonta di Treviso e tiene ancora in panchina Evans, cambio coraggioso di Messina anche perché la Benetton finora in attacco non ha avuto tante armi, anche se ora Marconato raccoglie questo pallone e porta Treviso a meno 4. Delfino, Basile, Bellinelli, linea di fondo, perde palla, Bellinelli recupera Jackson, vede Pittis, Pittis va a giocare l'uno contro uno contro Basile che chiude meravigliosamente e Pittis sbaglia, parte Delfino, Delfino per Mottola. Basile 350 partite in Serie A questa sera, 3816 punti, quasi 11 a gara. Basile, il blocco,
Basile Valtiro in allontanamento, sbaglia, il rimbalzo sfugge a Delfino, recupera Edney, Edney trova il muro di Mottola e va a sbagliare anche questa volta. Edney si è intestardito, è un Edney che ha perso la tranquillità perché era chiaro che doveva tentare un avvitamento carpiato per realizzare questo canestro. Belinelli, 18 anni, senza paura, per il cinno di San Giovanni in Persiceto, 56 a 50 per la skipper Pittis. 1 minuto e 45, la zona della skipper. Edney, Nicola, il tiro da tre punti è sul ferro, Mottola lavora bene a rimbalzo, un Mottola che è cresciuto nei playoff come presenza a rimbalzo. Si preparano Ivans e Oculaggia per la Benetton, Delfino per Mottola, Basile contro Jackson, il blocco di Mottola, va in penetrazione Basile, Belinelli la tripla, ma la sirena, vediamo, è buono, 58 a 50, era da due evidentemente, pestava la riga, Belinelli che sta giocando una semifinale scudetto con la tranquillità di uno che ne ha giocate tanti, no, il tabellone viene corretto, è da tre il tiro di Belinelli, 59 a 50, l'aveva detto coach Repeja alla vigilia della semifinale, vedrete tanto Belinelli in campo, poteva sembrare un bluff, ma Repeja è uno che ama giocare d'azzardo e fare sul serio. 59 a 50, 8 punti per Marco Belinelli, la skipper respinge l'assalto di Treviso e torna a più 9 i tabellini di Massimo Seller. Per la Benetton 2 Edney, 5 Ivans, 9 Pittis, 7 Marconato, 14 Bulleri, 7 Jackson, 6 Oculaggia, per la Fortitudo 4 Mottola, 11 Basile, 8 Belinelli, 13 Smodic, 5 Mujezinovic, 12 Vujanic e 6 Delfino. È uscito Edney ed è rientrato Bulleri nella Benetton, in campo anche Ivans e Oculaggia insieme a Marconato e Jackson. Un Edney probabilmente ha una delle peggiori prestazioni da quando è in Italia, il fallo di Belinelli su Bulleri. Andrà in lunetta Bulleri, 1 minuto e 4 secondi, secondo fallo per Belinelli. Realizza Bulleri, ancora Bulleri, Benetton a meno 7 per Bulleri, 16 punti. Vujanic, è uscito Basile nella Fortitudo, Mujezinovic è entrato al posto di Mottola, Delfino arresto e tiro, sbaglia e rimbalzo in due tempi per Oculaggia. Jackson, Bulleri, Marconato, Ivans, il blocco di Marconato, Ivans da tre punti, sbaglia, un Ivans che assolutamente questa sera non è riuscito a ritrovare se stesso dopo un inizio tutto in salita. Guardate questa schiacciata al volo di Delfino, che è andato a correggere un tiro corto di Vujanic, il balzo portentoso di Delfino. Ancora Bulleri, è lui Bulleri l'uomo che riesce a portare Treviso ancora in linea di galleggiamento. Si rialza Mujezinovic, 61 a 52 per la skipper.
si è fatto male Mujezinovic, esce ed entra Smodis, entra anche Basile. Bulleri, ne realizza Bulleri, ancora un tiro per Bulleri, il bullo lo realizza, 18 punti per lui, la Benetton a meno 7. 3 secondi, Basile, arresto e tiro, e ancora Basile, Basile, 63-54, si sta specializzando Basile in questi canestri al photo finish, un Basile che ha un sangue freddo veramente straordinario. 63-54, il coraggio del capitano bianco-blu riporta la skipper a più 9. Linea alla regia, ultimi 10 minuti, 63-54 per la skipper. In campo con Vujanic, Basile, Delfino, Smodis e Mujezinovic. Avevamo visto Basile mentre Bulleri era in lunetta con i tiri liberi dire ai compagni che la palla doveva essere data a lui. Basile è un leader in maniera ormai totale e indiscutibile. 63-54, ci riprova Messina inserendo Edney, ha tolto invece nuovamente un Evans assolutamente sconclusionato. Evans, Oculaggia, Bulleri, Marconato e Pittis, realizza Mujezinovic, la skipper a più 10. Più 11, tanto, tanto anche da Mujezinovic, polpa, polpa pura di Mujezinovic. Mentre Oculaggia invece non conferma in questa semifinale di essere un giocatore che possa fare la differenza. Più 11 per la skipper, Delfino, Vujanic, la tripla! La tripla anche per Miloš, 68-54, 9 minuti e 10 secondi alla fine. È una skipper che sa veramente colpire Treviso in ogni modo. Fallo di Smodis. Terzo fallo per Smodis. Skipper che anche questa sera ha il 50% da tre punti, 9 su 18. Sta dominando i rimbalzi, 33-21. Oculaggia sbaglia anche il primo tiro libero. Zero su due per un Oculaggia assolutamente negativo, che ha perso la partita contro i pari ruolo della Fortitudo. 8 minuti e 49 alla fine, il fallo è di Pittis, quarto fallo. La rimessa per Bologna, Basile, grande palla per Mujezinovic. Questa skipper gioca come in paradiso, rubiamo l'espressione a Fulvio Bernardini, mitico allenatore del
Bologna campione nel 64. Anche quest'anno c'è il 4, ma chissà, certo che questa skipper fa sognare, perché gioca veramente come un orologio. Gioca a memoria, gioca di collettivo, gioca di squadra. Più 16, massimo vantaggio. Questa partita ci ricorda tanto gara 2 della finale scudetto del 2000, quando la skipper ribaltò la serie. Pareggiò la serie per poi volare. Terzo fallo per Mujezinovic. Nicola Bulleri trova l'uscita di Smodis, si infila fra le gambe di Smodis Bulleri. La rimessa è per la Benetton. 8 minuti e 15 secondi, 16 secondi per andare al tiro a disposizione della Benetton. Pittis, Jackson, c'è un fallo di Vujanic. Per Vujanic è il quarto fallo, no, terzo. Entra Giovannoni ed esce Bulleri. Jackson penetra per Oculaggia, il tiro da tre punti sbagliato, il rimbalzo di Smodis. 8 minuti alla fine, la skipper a più 16, urla alla fossa dei leoni ed incita un gruppo magnifico. Delfino, Mujezinovic, il blocco di Mujezinovic, Vujanic, scadono questa volta i 24 secondi, la palla è per la Benetton, 7 minuti e 41 secondi. È veramente un'emozione seguire questa Fortitudo, è una squadra che ti trasmette emozioni vere, una squadra che comunque finisca una stagione straordinaria, ci ha fatto vivere momenti incredibili e ha realizzato sogni incredibili, perché andare alle Final Four di Eurolega, addirittura arrivare in finale, ora giocare con questa autorità sul campo dei campioni d'Italia, una squadra che era partita senza obiettivi precisi in un anno che doveva essere soprattutto di crescita per i giovani e di divertimento con una squadra spettacolare. Anche Delfino trova la via del canestro su azione, tiro libero aggiuntivo per Carlos. 7 minuti e 12 secondi alla fine, la skipper sul 72 a 56, un tiro libero aggiuntivo per Carlos. Va Jackson, guardate la skipper, anche se ora Mujezinovic va a commettere fallo ed è il quarto, sta applicando in difesa con automatismi oliati alla perfezione un sistema di aiuti e raddoppi sul portatore di palla che non ha mai consentito alla Benetton una circolazione fluida e rapida per mandare in tilt uno come Edney, pensate un po' voi. E ora l'infrazione di Giovannoni. 7 minuti alla fine, 73 a 56. Porta palla Delfino. Basile, Smodis, spalle a canestro. Cambia il lato per Vujanic e la tripla di Vujanic, 76 a 56. È una bellezza questa Fortitudo, avete visto anche in questo attacco, palla che ha circolato da un lato all'altro a velocità supersonica, è finita
nelle mani di Vujanic, che ha avuto un tiro apertissimo e ha colpito implacabilmente la difesa di Treviso. Nicola sbaglia, prova a lottare a rimbalzo Oculaggia, ma commette fallo. Un Oculaggia che questa sera e anche in gara 1 ha dimostrato di non abbinare ai mezzi atletici particolari doti tecniche. Anzi, 76-56, c'è il time out chiesto da Messina. Quando mancano 6 minuti e 18 alla fine, sventolano le bandiere bianco-blu nel rettangolo del Palaverde riservato ai tifosi volontari. Da Massimo Selleri facciamo il punto dei tabellini. Per la Benetton 2 Etnei, 5 Ivans, 9 Pittis, 7 Marconato, 18 Bulleri, 9 Jackson e 6 Oculaggia. Per la Skipper 4 Moccola, 13 Basile, 8 Bellinelli, 13 Smodis, 9 Mujezinovic, 18 Ujanic, 11 Delfi. Grazie a Massimo Selleri. Basile, Vujanic, Delfino, Smodis e Mujezinovic, Jackson, Ivans, Giovannoni, Marconato e Oculaggia per la Benetton. Basile, Delfino, Delfino in palleggio, arresto e tiro, sbaglia. Ma guardate, guardate la fortitudo, a giocatori che si avventano su ogni pallone. Smodis e Mujezinovic hanno dato una carica agonistica al reparto lunghi della fortitudo incredibile. Gente da playoff. Pensate che Smodis è uno che nella sua carriera non ha ancora mai perso nei playoff. Se non vado errato è a 13 su 13. Rimessa per la Benetton. 5 minuti e 38 alla fine. Giovannoni per Oculaggia che questa volta realizza. Vujanic. La difesa a uomo della Benetton. Guardate che palla, Mujezinovic riceve da Basile. Difesa della Benetton tagliata in due. Con la facilità con cui si spalma un po' di burro su un panino. Vai lunetta Mujezinovic. Che rinforzo questo Mujezinovic, ha dato quella solidità, quell'esperienza che forse mancavano alla fortitudo, che così ha aggiunto anche quel pizzico di cinismo che nei playoff spesso è l'arma letale. 5 minuti e 10, la Skipper a più 20. La Benetton sta per alzare bandiera bianca. La Skipper ha traumatizzato i campioni d'Italia sul suo campo. Delfino. Ha giocato una partita importante Delfino, non si è visto molto in attacco, però si è sentito sul piano della sostanza e anche della regia. Esce Vujanic, entra Bellinelli nella Skipper. Ah. 78-58 per la Skipper, 4 minuti e 44 secondi alla fine. Sbaglia Smodis, Marconato per Jackson.
Jackson, il blocco di Oculaggia, Giovannoni da tre punti, realizza 78-61 per la Skipper. Delfino, Mujezinovic, la Skipper ovviamente adesso non ha nulla da guadagnare ad affrettare i tempi, però la palla gira che veramente strappa l'applauso, perché una serie di soluzioni incredibili con giocatori liberati sotto canestro oppure tiri da tre punti mortiferi. Bravi ragazzi con l'Aquila sul petto. 3 minuti e 45 alla fine, c'è un fischio di Cazzaro, fallo di Mujezinovic, è il quinto, entra Mancinelli. Mujezinovic va in panchina dopo aver portato alla squadra 11 punti e tanto lavoro sporco, tanta mentalità vincente. Vailoneta Evans, l'ex Wichita State e Olympiacos e Minnesota nella NBA questa sera la ricorderà come un incubo. 80-63, 3 minuti e 40. Delfino, Mancinelli, linea di fondo, ribalta sul lato opposto a Basile che penetra e scarica Delfino che raccoglie il rimbalzo dopo l'errore al tiro. Anche questo era un tiro pulito, aperto, la palla aveva girato nella maniera giusta. La Skipper ha giocato una partita strepitosa, strepitosa. Basile per Mottola, non va, c'è Mancinelli che non trattiene, recupera Basile, affamati di vittoria, si buttano su ogni pallone i giocatori della Fortitudo, un cuore, una voglia di vincere, un animus pugnandi che esalta le caratteristiche storiche della Fortitudo, una squadra che trasmette emozioni vere, una squadra, questa Fortitudo, che fa battere forte il cuore. 2 minuti e 50 alla fine, Evans, manca anche la schiacciata, recupera Oculaggia, c'è il fallo di Delfino. 2 minuti e 46, quarto fallo di Delfino, una Skipper che avete visto ha giocato senza paura dei contatti fisici. Se la Benetton si doveva guadagnare un canestro, se lo doveva sudare come in questa circostanza, anche a partita ormai segnata, d'altronde nei playoff si fa la guerra sportiva ovviamente, ma per vincere bisogna anche fare così, agonismo e fisicità estreme. Il coro della fossa per il capitano Gianluca Basile. 80-65, 2 minuti e 45 alla fine. Delfino, pensate, la Skipper è riuscita a far diventare questi ultimi minuti di partita addirittura quasi senza storia, in quella che doveva essere la serata del trionfo e del riscatto Benetton. Fallo di Mancinelli nel tentativo di schiacciata di Evans. 2 minuti e 21. Quarto fallo di Mancinelli. Una Skipper che anche questa sera ha rinunciato a Van den Spiegel, era priva di Guyton. Praticamente è stato come se Pozzecco non ci fosse. Ma Repes ha costruito un organico dove tutti sanno essere importanti, protagonisti, tutti, anche quelli che magari sembrano per un momento dimenticati, quando arriva il loro turno in campo fanno qualcosa di utile e concreto. Basti pensare a questa semifinale giocata da Marco Bellinelli. Vujanic, Mottola,
finta di tiro, va in penetrazione, interviene Jackson, poi tocca per ultimo Mottola, la rimessa è per la Benetton, Giovannoni, Jackson forse aveva sfondato, riesce a servire poi in penetrazione Marconato, 1 minuto e 52 secondi. Basile non vuole che la squadra molli nemmeno per un attimo la concentrazione e la tensione, si alza in piedi dalla panchina ad affiancare Repeja, a spronare i compagni, e Vujanic risponde dal campo con un'altra tripla, 21 punti per Vujanic, 1 minuto 35, 83 a 69, va dentro Jackson, realizza 83 a 71, 1 minuto e 27. Entra Belinelli ed esce Vujanic. 1 minuto e 27. La skipper è stata padrona della situazione in maniera molto più ampia e netta di quanto dica il punteggio. È arrivata anche a più 17. Un solo momento di paura nel terzo quarto, quando Bulleri, l'anima del Marathon, ma è stato praticamente solo Bulleri a portato Treviso a meno 4, ma un giocatore da solo non può battere una Fortitudo che gioca con 12 giocatori, 12. 83 a 71 per la skipper che fiuta il trionfo su questo campo che evoca ricordi magici e indelebili, indimenticabili. È stato anche il campo di amarezze come le finali scudette perse, ma questa sera la Fortitudo che ha vinto questa partita con questa perentorietà e autorevolezza aiuta a ricordare le notti magiche del 24 e 30 maggio 2000, le notti dello scudetto. Questa volta è solo semifinale, d'altronde Fortitudo e Treviso ci hanno abituato bene ad affrontarsi o in semifinale come nel 96 e nel 99 e quest'anno, o in finale scudetto come nel 97, nel 2000, nel 2002, nel 2003. 1 minuto e 1 secondo, skipper che ha dominato l'aspetto tattico, l'aspetto fisico e tecnico, ha trovato il tiro da tre punti in gara 1 quando la Benetton era una macchina da canestri, poi nel secondo tempo di gara 1 ha preso il dominio anche dei rimbalzi. Questa sera non aveva le stesse percentuali di tiro a tre punti all'inizio, e allora ha continuato a dominare i rimbalzi, a difendere di squadra, a tatticizzare la partita con la box and one e le 2-3, a fare contropiede, insomma a trovare tante soluzioni da disorientare una Benetton che non si è raccapezzata. E guardate come anche in questi ultimi palloni la skipper dimostri tutta la sua sete di vittoria. Trionfo skipper, trionfo di coach Repeja, coach dell'anno, che merita abbondantemente la conferma su questa panchina. Repeja ha stravinto il duello contro uno che si chiama Ettore Messina, che sul piano tattico in queste prime due partite non è mai riuscito a trovare le contromisure, non è mai riuscito a trovare risposte. 83 a 73 per la skipper, urla alla Fossa dei Leoni ed è proprio il coro per coach Repeja. 84 a 73, Jackson, l'ultimo pallone per la Benetton, Marconato, il fallo, la skipper non molla nemmeno con la vittoria in pugno, non concede nulla alla Benetton perché vuole lanciare un segnale intimidatorio e deciso. A questo punto la skipper vuole chiudere il conto. Quinto fallo di Mottola. Si trova sul 2-0. 14 secondi alla fine. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, diciamo che in questo finale la skipper ha conceduto a Treviso qualcosa di troppo e poteva gestire un vantaggio superiore che globalmente ha comunque più di quello che non dica il tabellone. Sbaglia Belinelli, ma mancano 6 secondi. Jackson realizza
84-77, 3 secondi. Mancinelli, Delfino, 2 secondi, 1 secondo, 2-0. La Fortitudo va sul 2-0 e ha la palla per chiudere la serie in casa. Sabato sera al Paladozza alle 20:30 sul 2-0. La Fortitudo va per chiudere il conto contro i campioni d'Italia che ha dominato e annichilito in ogni aspetto del gioco. Tecnico, tattico, fisico, agonistico, una skipper tremendamente forte, tremendamente squadra, tremendamente vogliosa e affamata di vincere, con la molla dentro per arrivare ad un'altra finale scudetto. Ora l'ostacolo più temibile sarà forse il fatto che una squadra giovane com'è questa Fortitudo possa sentire la pressione a rovescio, cioè il fatto di essere ormai lì ad un passo e di magari peccare di ingenuità. Ma sinceramente questa Fortitudo di quest'anno, e che in queste due partite è stata di una autorità e autorevolezza così devastante, ci fa stare tranquilli, ci fa dormire sonni tranquilli, anche se sappiamo che verrà a Bologna una Benetton assetata di vendetta. Il pubblico del Palaverde giustamente applaude Riccardo Pittis, che chiude la sua carriera quest'anno, e anche questo sta di resa, perché Pittis non sa se tornerà quindi a giocare al Palaverde. Vittoria trionfale di una Fortitudo che ci fa sognare, di una Fortitudo che non ci finisce di stupire. D'altronde questa squadra quest'anno ci ha fatto vivere sogni vittoriosi in campi come Mosca e Tel Aviv, e addirittura 2 volte su 2 sul campo dei campioni d'Italia qui a Treviso. Massimo Selle.